buonasera e io se mi dilungo magari richiamatemi sui tempi, no, ecco, cerco di dare qualche risposta rispetto al lavoro che si sta facendo e si sta svolgendo, ma anche io mi unisco ai ringraziamenti fatti a tutti quanti coloro che mi hanno preceduto perché questo, credo, questo incontro di questa sera è un esempio di urbanistica partecipata interessante, fondamentale, che è utile soprattutto ad un'amministrazione che deve prendere le decisioni con la piena condivisione, come si diceva. La piena condivisione è costruire una pianificazione che deve essere necessariamente legata ad una programmazione, quindi fare un programma che ci vuole inevitabilmente del tempo. Non è che noi dobbiamo pensare di fare una pianificazione per dare risposte puntuali a richieste degli uni o degli altri. Non ci interessa questa logica. Ci interessa invece vedere il futuro di questa città, quello che può rappresentare questa città negli anni prossimi, nel futuro, e tra l'altro soprattutto quello che si può presentare a favore dei giovani e delle giovani generazioni, perché chiaramente i dati che arrivano dai censimenti della popolazione residente sono brutti, non sono favorevoli. Ecco allora, in un progetto urbanistico condiviso soprattutto con i cittadini, ma direi un progetto urbanistico condiviso anche con i comuni limitrofi, un progetto, una realtà che vede, deve inevitabilmente vedere questa capacità di relazione, di interagire insieme, di lavorare insieme, di scambiare quello che è un progetto di territorio. E ancora di più, ecco, quando si diceva, si sottolineava, lavorare sui fabbisogni della città. Bisogna capire veramente quali sono i fabbisogni della città, bisogna tenere presente la ricostruzione, dove avviene, in che termini, in che misura. Un esempio pratico è la Corte di Appello. Quando la Corte di Appello, altre città abruzzesi avevano già avanzato disponibilità e lì è stata fatta un'operazione, credo sia stata fatta per favorire questa città e per garantire la permanenza della Corte di Appello, di questa importante istituzione, nella città dell'Aquila. Utilizzare un edificio che si stava realizzando per l'archivio di Stato e poi è stato acquisito, è stata realizzata la Corte d'Appello, inaugurata questa mattina, quindi